Con Alessandro Camilleri, direttore organizzazione per la formazione e sviluppo di ERA, una società che mi ha fatto particolarmente piacere avere come ospite nel contesto del volume L'intelligenza collaborativa, perché è la dimostrazione che anche in Italia, anche in un settore di business come quello degli utilities, no? Quindi non nella Silicon Valley e non in grandi aziende tecnologiche come possono essere IBM o Cisco, è possibile avviare un discorso di social organization. Mi piacerebbe se gentilmente ci dice magari due battute su come in ERA avete affrontato questo tema, su quali sono state le motivazioni che vi hanno ispirato a intraprendere questa strada di trasformazione organizzativa. Le motivazioni principali partono dalla cultura e dalla storia di ERA. ERA nasce quando ancora magari gli strumenti di collaborazione se ne parlava anche poco, o comunque in ERA non erano ancora sviluppati. Nasce però da un'impostazione che mirava a un dialogo multi-stakeholder e un dialogo costante su quelle che possono essere le tematiche principali di ERA. E con questa partenza, che è stata una parte fondante di ERA, sicuramente anche l'approccio verso la collaborazione attraverso gli strumenti avanzati di tecnologia è stato soltanto una naturale conseguenza, quindi si è sviluppata in maniera molto naturale e molto semplice attraverso attivazioni di quelli che sono comunità di pratica, piuttosto che strumenti applicati come wiki, piuttosto che forum, dentro tutti i principali funzionamenti aziendali in maniera cominciata. Un paio di esempi di community che avete attivato e che, diciamo, funzionano. Ma è una community molto interessante quella che abbiamo attivato nell'ambito degli sportelli e del back office commerciale. Noi sostanzialmente abbiamo come una delle nostre missioni, una parte fondamentale della mission aziendale, è radicamento sul territorio. Questo lo esercitiamo attraverso una presenza con diversi sportelli nel territorio italiano e quindi questa leva per noi è assolutamente fondamentale. Quello che dobbiamo fare per permettere di poter rispondere nella maniera più qualitativa possibile ai clienti e far sì che gli investimenti anche sulle risorse che lavorano presso gli sportelli siano significativi anche dal punto di vista della conoscenza, del trasferimento della conoscenza. Per cui abbiamo messo in piedi questa comunità di pratica dentro gli sportelli per far sì che quelli che erano anche le conoscenze spesso tacite presenti dentro tutti questi operatori fossero un patrimonio comune da poter mettere a disposizione anche in maniera molto volontaria. E fortunatamente è una community che si è attivata molto, che produce anche quelli che normalmente erano i documenti che venivano prodotti top down da un'azienda, quindi le procedure, certo, le istruzioni operative, e invece le produce in maniera bottom up e soprattutto molto molto utilizzata. Una rivoluzione copernicana nel knowledge management. Assolutamente sì. Anche questo fortunatamente prende piede da quello che era un progetto che magari iniziava prima come una scuola di mestieri, che poi ha associato le tecnologie più avanzate per poter permettere questa trasmissione di conoscenza, e fortunatamente oggi si ha risultati molto interessanti. Sì. Ultima domanda, qual è la principale difficoltà che avete incontrato in questo processo e come l'avete risolta? Le principali difficoltà sono probabilmente nel poter raccontare quali sono gli effettivi benefici che si possono avere anche da strumenti che vanno incontro magari a determinate fasce generazionali che sono diverse anche all'interno dell'azienda. Quindi quando è più facile magari avere un approccio sulla una generazione che è più giovane che nasce digitale, probabilmente la stessa facilità non si incontra con le generazioni che invece sono più avanzate in termini di età all'interno dell'azienda. E fortunatamente su questo abbiamo investito anche nel dialogo intergenerazionale per far sì che magari coloro che sono più senior all'interno dell'azienda possano trasmettere il loro sapere, che magari è anche più ampio, più profondo rispetto a coloro che sono più junior, e a sua volta invece i junior potevano trasmettere l'esperienza digitale, l'esperienza invece di strumenti verso i senior. E con questo tentativo, diciamo, questo progetto di ponte generazionale, fortunatamente siamo andati anche incontro a quelli che sono le mentoring di cui si parla in letteratura. Un po' di reverse mentoring e sicuramente abbiamo cercato di impostare tutti quelli che sono meccanismi non di differenziazione tra le singole generazioni, ma sicuramente di ponti tra le stesse e l'aspetto digital aiuta. Grazie Alessandro. Perfetto.